Eccoci tornati su Ark. Allora, raga, per quanto riguarda oggi, episodio extra, praticamente andremo a vedere il boss fight della Manticora, De Moreno e De Stecca, praticamente con tutte le viverne, quindi sarà abbastanza divertente. A parte questo, nulla, la faccio partire la clip. Ai ai ai, eccola che arriva, caspita però. Diciamo che c'è una varietà di dino abbastanza incredibile. Guarda quanti! Mamma mia. Abbastanza epico il tutto, la verità. Qua si fiammeggiano a destra e a sinistra, non si capisce un cavolo. Pensa che sta povera manticora non c'è veramente possibilità. Sta viverna è tipo gigante, questa non sa che è quella predator comunque. La manticora poverina non sa chi attaccare, cioè è veramente assurdo. A parte che... Caspita, stanno affadando da sole con le fiamme, mi sa. Purtroppo. Che comunque col fuoco amico funziona anche sui dino, oltre che a quelli in tribe. Però credo che la manticora non abbia tantissima vita, cioè considerando la quantità di hit che gli stanno a dare, dovrebbe essere abbastanza a buon punto, la verità. Ma in realtà ancora c'è un botto di vita, cavolo. Più che altro ecco, mi sa che è più il danno che si fanno da soli col fuoco amico, però cavolo che quello che fanno a lei. Purtroppo. Perché vedete, sono un sacco di dino che stavano in fiamme, tipo. Ecco che arrivano pure i Deathworm. Caspita. Con la viverna non capisco se è viva o ci ha abbandonato, tipo. No, ok, è vivo. No, in realtà è morto. Dorme. Ok. Vedo cose in cielo. Non mi chiedete cosa, siamo finiti da qualche parte in un'altra dimensione palesemente. Ma aspetta in faccia pure l'aspettatore questa botta. Cavoli. Purtroppo... Ecco, un po' un problema. Il danno che si fanno col fuoco amico. Più che altro una si è addormentata, viver. Pure questa, ma fortunatamente... Sinceramente non capisco se dorme o è morta. Che dice un conscious. Alla fine mi sa che rimangono il T-Rex e gli Yui. Non so perché, ma c'ho sta sensazione. Questo qui è tipo pazzesco, ragazzi. Cioè, il draghetto d'acqua, se sopravvive, è un grande. Allora, quanta vita c'ha? Caspita, ancora un buon 65-70%. Purtroppo il fuoco amico ha devastati. Cioè, c'è poco da dire. Vedete, comunque, un sacco di viverne vanno in fiamme. E credo che quella elettrica stia a fare più danni che altro. Ah, verità. Comunque tra i vari boss d'Ark, la Manticora è veramente quella che rompe più le scatole. Un po' per la riduzione del danno, un po' per il torpore, un po' perché non è a terra. È abbastanza antipatica, la verità. Poi non capisco, cioè tipo vai in avanti e attacca all'indietro, cioè ma che cavolo? Non lo so che sta succedendo. Spero che Stecca e Morino si siano portati qualche arma, perché secondo me qua va a finire che rimangono soltanto loro, cavolo. Più che altro quando escono i golem, caspita, è un problema. Ai ai ai, la vedo un po' brutto. Averna Predator ha detto, guarda, io mi fermo un attimo. Loro non capisco perché stanno lì. Ah, vedo brutto. Sincero. Quella undead va a finire che se la fa Manticora comunque. Forse, non lo so, non riesco a capire se tipo è ferita oppure no. Ma sa di sì però. Pensa che Stecca gli sta a sparare col pompo, può essere? Eh sì.
È l'unica, purtroppo gli devono fa danno anche loro, perché sennò. Il problema è pure quella skill lì che ti fa un sacco di danno, cavolo. La situazione non è delle migliori. Ai ai ai. Più che altro quando arriva a poco è pure un problema perché comunque escono i golem, quindi. Sono cavoli. Morino mi sa che pure gli sta a sparare col pompa. Però comunque toglie metà vita la manticora col pompa è abbastanza complicato. La verità. Che altro pure queste skill che fa che tira tipo dei dardi sono pericolose perché purtroppo a parte danno torpore tolgono pure un bel po' di vita soprattutto quando l'armatura si spacca. Purtroppo la vita da morire in stecca non riusciamo a vederla. Sta vivendo non capisco se è viva, se dorme, che cavolo sta facendo. Ma sa che è confusa, non lo sa neanche lei, sinceramente. Ecco, magari quando atterra gli conviene col T-Rex e poi quando vola utilizza i colpi del pompa, no? E comunque è veramente difficile. Purtroppo la vita è ancora bella alta, cioè nel senso. Non c'ha tantissima vita la manticora, ma il problema è la riduzione del danno. Però comunque se resta lì può essere pure che riescono. Un po' attanca col T-Rex, un po' col pompa. Comunque piano piano la vita sta scendendo. Ora più o meno al 40%. Il problema è tipo ora che vola. Caspita. Le viverne purtroppo ci hanno abbandonato. A parte una che forse. Questa è l'unica che ancora è viva però. Dorme. Questa si sveglia tra una settimana e mezza. C'è ancora metà vita però. Tra l'altro è quella elettrica, quindi se si sveglia potrebbe veramente dare una mano abbastanza notevole, la verità. Più che altro dove si sono messi forse riescono anche ad evitare che i golem gli rompano troppo le scatole quando c'è poca vita. Non ne sono proprio sicuro. Purtroppo vedete, se non scappa subito in volo. Cavolo. Ma gli ha tirato una razzata tipo. Se sta viverna qui un dead, si svegliasse, caspita. Purtroppo il torpore a lei stranamente scende lentamente. Di solito le viverne comunque il torpore lo perdono velocemente. Comunque più o meno è a 30-32% di vita. Circa. In realtà se c'hanno ancora un bel po' di colpi di pompa, può essere anche che ce la fanno, sapete? Passuto. Devono stare attenti solo a sti dardi che sono veramente terribili. Non tanto per il danno, ma perché pure nella zona in cui cadono per un po' fanno comunque danno nel tempo, cioè assurdo. Dai dai che sta ferma a terra, no! È volata via. È veramente antipatica lei comunque. Cioè col fatto che non sta ferma mai un attimino a terra, cavolo. È abbastanza noiosa. Vedete come fa? Si avvicina, le dà un colpo e poi si allontana. A parte c'è l'aimbot, non mi sa mai, c'è assurdo. Viperna, svegliati. Dagli una mano. Vabbè, questa si sveglia dopodomani. È più facile che la killano loro due col pompa che si sveglia la viperna, c'è nel senso. Dai, dai, dai. Fatto mangiare dal T-Rex. Caspita, però, sei resistente. Grande che è atterrata. Dai, 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 che gli manca poco. Ora sarà tipo a 20.000 di vita, credo, così a occhio e croce.
Però comunque ricordate che c'è una riduzione del danno assurda, quindi anche 20.000 di vita è abbastanza problematica. Situazione, ecco. Quindi speriamo bene. Più che altro mi preoccupa tra poco che escono i golem, perché quando escono i golem è un po' un casino. C'è da dire che dove stanno, può essere anche che i golem si fanno tutto il giro, rimangono bloccati qui, quindi potrebbero anche, diciamo, avere un minuto, 2 minuti di calma. Più che altro qui non arrivano Deathward, il che è incredibile. Dai, 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 che è a terra. Dai, dai, dai. Quanta vita c'ha? Dai, gli manca poco. Ed ecco qui il casino. Ora che arrivano anche, diciamo, i golem, non è proprio... Come stracavolo è salito quello là su... No, vabbè, raga, ma è... Non dico impossibile, ma... abbastanza una situazione del cavolo. È diventato un 2 contro 2. Mantigore e Golem contro T-Rex e Yuti. Almeno è atterrato. Il problema è che qua cominciano ad uscire una quantità di Golem, raga, veramente esagerato. Dai, dai, dai. Più o meno dovrebbe avere 10.000 di vita. Qua l'ideale più che altro sarebbe che uno dei due gli spari un po' col pompa, perché se uno soltanto col T-Rex è abbastanza tragica. E l'Yuti che fine ha fatto? Ok, l'Yuti è di qua. Purtroppo la viverna, anche se era sopravvissuta, purtroppo ci abbandonerà per colpa dei golem. Il T-Rex comunque con la vita non sta messo proprio malissimo, però comunque con le sassate la vita comunque gli comincia a calare. Qua l'unica è sparargli anche un po' col pompa. Purtroppo anche qua sopra sono riuscito a salire i golem, ma c'è assurdo veramente. Sinceramente non pensavo fosse possibile. Però evidentemente... Cavolo, sì. Allora, grande atterrata. Vai, sticca. Oh, mamma mia. Oh, almeno sono del livello 10 e 15. Cioè, nel senso, poteva andare peggio. Tenere del livello 150 era un po' un problema. Lo immaginate. Golem 150 più Mantigora. Diventava abbastanza tragica. Caspita, oh. Così è un po' un problema. Vediamo un po' come vogliono risolverlo. Che purtroppo sono 4 golem, cioè nel senso non è che uno, se arriva a sassata doppia addosso non si racconta, nel senso. Occhio con le granate, che quelle sono veramente pericolose, cioè nel senso, mi è capitato un sacco di volte via danno dalla mia stessa sferetta. È abbastanza, diciamo, un casino. Lei è atterrata. Il problema è che comunque Stecca è lontano e Moreno pure. C'è Moreno che gli sta a tirare granate come se non ci fosse un domani, tipo. Ai ai ai. Non so se ora tipo conviene che uno, diciamo, distrae i golem e l'altro gli spara la Mantigora. Perché comunque killarli non credo sia un'opzione. Cioè, Yuti e T-Rex non ce la fanno a killare i golem, è impossibile. T-Rex quanta vita c'ha? Ancora per fortuna un po' di vita ce l'ha. Yuti stessa cosa. Il problema è che se non riescono a sparargli almeno un po' di colpi del pompa, la vita non gli va giù.
Il torpore comunque gli continua a salire. Il problema sono pure loro, cioè guarda quanti caspita di sassi che stanno a tirare. Lei intanto non lo so che sta combinando. Sta in seguito Moreno, non lo so, come se fosse tipo un dessert. E sa fa, vieni qui, Yutika, ti do un morsetto. Dai, dai, dai. Ai, 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 guarda che casino. Guarda quanti gol è bella dietro. Cioè, ma se ne può parlare. È abbastanza assurdo. Cioè, nel senso. Guarda quanti! No, vabbè. Folle. Veramente folle. Dai che va giù, dai che va giù. C'ha pochissima vita. No, è volata via, non ci credo. No, ragazzi, si è addormentato gli uti. Ora è un problema. Ora Moreno o gli spara manticora col pompa o gli spara manticora col pompa. Perché gli uti, ok, se li tanca un pochettino. Però credo che non resisterà a molta vita. C'è da dire che comunque ormai è andato giù. Penso che un paio di colpi del pompa, se non se ne va dall'altro lato dell'universo, dovrebbero bastare. Grande così, GG. Cavoli. E niente ragazzi, GG sia a Stecca sia a Moreno. Fight abbastanza epico, la verità. E nulla. Spero che comunque questo video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un commento, mi piace. E ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ciao belli!